Allora, apriamo adesso un altro formaggio Casail. che si chiama Verflower, ossia quello affinato con le aromatiche del vermouth messe nella ricetta di una birra che io poi ho messo su un formaggio. Qui siamo su una robiola latte crudo, pasta cruda, semplice, non pata fisica, quindi come vedete la pasta si presenta in maniera completamente diversa, una bella occhiatura diffusa. Qua inizia l'unghia pian pianino a farsi, a svilupparsi, e come dicevamo, nella parte esterna c'è ginepro, sambuco, camomilla, artemisia vulgaris, sordo, frumento arance e coriandolo. Tutti i miei formaggi si possono mangiare con la crosta, questo lo rimarco, perché solitamente molti tendono a levare le croste, e giustamente, perché se non conoscono la provenienza del formaggio che arriva dalla GDO, eccetera, eccetera, hanno anche ragione a levare la crosta. Ma nel caso dei piccoli produttori, se ti dicono di mangiare la crosta, mangiatela perché vale la pena. In questo caso le faccio proprio apposta per essere mangiate, se no vi perdete la parte della finitura.